Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa sarà una puntata particolare perché, come periodicamente avviene su Rete 8, ma anche sulle colonne del quotidiano Il Centro, assieme al direttore del principale giornale abruzzese Piero Anchino, abbiamo ospite per poterlo intervistare il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Buonasera a entrambi, benvenuti nei nostri studi. Saluti a voi. Rieccoci perché insomma questa diciamo, è un'opportunità che ci viene concessa nell'ultima finestra prima dell'avvio della par condicio e ne approfitto per dire che dal prossimo venerdì inizieranno le tribune elettorali dedicate alle elezioni amministrative su Rete 8, sempre in collaborazione e in partnership con il quotidiano Il Centro per mettere a confronto i candidati delle principali città abruzzesi in cui si voterà esattamente tra un mese. Ma di questo parleremo appunto a partire dalla prossima settimana, faremo qualche accenno sicuramente con la presenza del governatore d'Abruzzo. Questa puntata, come potete immaginare, è stata un po' in forze fino all'ultimo momento per il fatto che il presidente Marsilio ha avuto il contagio, la positività da Covid-19 che però ha superato negli ultimi giorni e quindi ha potuto accogliere il nostro invito. Noi siamo particolarmente grati insieme a Piero Anchino che domani penso ospiterà in edicola anche un ampio resoconto della trasmissione. Al Presidente Marsilio faccio io soltanto la prima, una delle poche mie domande, poi sarà soprattutto il collega Piero ad intervistarlo, e che è relativa appunto a questa sua situazione che ha vissuto suo malgrado nell'ultima settimana, che le ha fatto percepire insomma la situazione del Covid in Abruzzo, stavolta anche dal punto di vista dell'utenza, dal punto di vista del paziente. Certo Presidente, rispetto a due anni fa la situazione è profondamente modificata, si può dire che l'Abruzzo sia fuori dalla situazione critica della gestione della pandemia, Marsilio? Ma io credo che questo si possa dire per tutta l'Italia, il che non vuol dire che l'allarme sia cessato, solo perché posso testimoniare personalmente che il Covid circola, colpisce e colpisce anche in maniera sintomatica, soprattutto le persone più esposte e più fragili. Tuttavia è anche vero che nel frattempo la medicina cresce, io stesso sono stato curato con gli antivirali, quelli che da lunedì prossimo saranno anche nelle farmacie e non solo diciamo, somministrati tramite gli ospedali e i servizi ospedalieri. Quindi credo che se non ci saranno nuove varianti o particolari recrudescenze, continuando ad avere atteggiamenti di prudenza e di attenzione sull'igiene personale, su un certo distanziamento, sull'uso della mascherina dove ci sono assembramenti e dove appunto è caldamente raccomandato, noi possiamo avvicinarsi ad una normalità lungamente attesa che già si vede in tanti settori e si è tornato insomma, a lavorare in tante realtà, comprese quelle come le discoteche, gli spettacoli, gli stadi, i cinema, i teatri, insomma si è tornati appunto gradualmente alla normalità in tutti questi luoghi e si vedono anche gli effetti positivi sull'economia che comincia a respirare. Bene, direttore Anchino. Sì, siamo partiti con il Covid, quindi magari per chiudere l'argomento io ho qualche domanda e gliela farei. E stiamo provando a mettere i piedi fuori da una situazione davvero complicata, i numeri degli ultimi giorni inducono all'ottimismo, ma da qui a dire che il problema è risolto ovviamente ce ne passa. Ecco, lei, sono d'accordo con questa valutazione. Sì, lei che è rimasto contagiato nei giorni scorsi, ho un sospetto che forse in America, peraltro, esatto, non in America, che l'abbia fatto apposta per riposare qualche giorno, quindi questo sospetto mi resta. Lo speravo anche io, devo dire che ho passato delle giornate in cui facevo fatica a trovare il tempo di fermarmi a mangiare, perché poi alla fine ci si mette con il computer, con le piattaforme di videoconferenza e quindi si lavora a pieno ritmo. Esatto. Quindi io volevo chiedere, lei usa ancora la mascherina dove non è espressamente richiesta? La uso quando ci sono situazioni come quelle appunto di assembramenti particolari che consigliano l'uso della mascherina. Io penso che sul trasporto pubblico, se ci fosse la buona, ma guardi, paradossalmente indipendentemente dal Covid, ci fosse questa buona abitudine, noi abbatteremmo influenze, raffreddori stagionali. È chiaro che tutte diciamo, le malattie che si trasmettono
attraverso diciamo, tosse, starnuto, diciamo, questo tipo di contatto, se le persone che sono costrette a stare troppo vicine e assembrate tra di loro fossero protette, diminuiremmo di molto infatti, l'impatto. La domanda è, ritiene giusta comunque la decisione di allentare le misure? Mi riferisco ai locali pubblici, ai bar, dove oramai praticamente nessuno entra nel bar con la mascherina o in pochi, ho notato questo. Lei non ritiene che questo allentamento possa costituire anche un po' una sorta di pericolo, di rischio? Guardi, io non ho mai drammatizzato questo tema perché poi oggettivamente si entra al bar, al ristorante per consumare, quindi si toglie, si consuma, quindi che uno faccia 2 metri per arrivare al bancone, poi se la toglie per prendere il caffè, quindi non credo che quei 2 metri costituiscano il contagio, ha bisogno di un mediamente, così ci dicono i medici, di un quarto d'ora di contatto, di diciamo, stare ravvicinati. Quindi la mascherina è consigliato metterla quando uno presume o sta in una condizione in cui per molti, molti minuti, quindi almeno circa un quarto d'ora, è a meno di un metro faccia a faccia con persone di cui magari non conosce la storia o più persone che stanno appunto molto vicine, in quel caso è chiaro che la mascherina aiuta, protegge se stesso e gli altri e quindi è bene continuare ad utilizzarla. Negli spazi aperti o nei luoghi in cui comunque siamo destinati a non doverla utilizzare, io francamente questa ossessione non la trasformerei appunto in una ossessione. Però, volendo cominciare con le domande cattive, insomma, perché oggi vogliamo fare un po' di domande cattive al Presidente, insomma, in tema di distanze e di Covid c'è una protesta da parte dei balneatori abruzzesi che dicono in Abruzzo c'è ancora il vecchio regolamento che disciplina le distanze tra gli ombrelloni che risale alle stagioni precedenti, mentre in altre regioni si è tornati un po' all'antico con distanze inferiori tra gli ombrelloni che consentono appunto di ospitare più turisti in spiaggia. È un problema che state affrontando anche perché insomma si stanno piazzando proprio in questi giorni gli ombrelloni. Avete avuto segnali di questo malumore? Si stanno piazzando e ne piazzeremo molti di più perché come mostrano le cronache, Alba Adriatica, Silvi, insomma tutti i luoghi e tanti altri luoghi in cui abbiamo fatto importanti e stiamo conducendo importanti opere contro l'erosione della costa, le nostre spiagge saranno più ampie, più ospitali, abbiamo una bandiera blu in più quest'anno, quindi sarà una grande stagione. Per i balneari, se è esistito questo piccolo problema, è esistito perché noi abbiamo fatto le nostre ordinanze per la riapertura della stagione in anticipo rispetto al resto d'Italia. Conteneva questa cosa, questo elemento, ma anche un elemento pro, perché nel frattempo, continuando a vigere, c'era anche quello sulle spiagge libere su cui si potevano, quindi con gli stabilimenti l'assessore competente sta affrontando anche questi dettagli e ci uniformeremo ovviamente alle regole che valgono in tutta Italia. Sì, allora adesso saltiamo di magari da un argomento all'altro, però vorrei tornare un attimo al discorso della sanità. Ieri c'è stata la presentazione di un nuovo macchinario a Teramo, un bel passo in avanti sotto l'aspetto tecnologico per la nostra sanità, ma le chiedo, non corriamo il rischio di soffermarci a volte, se non spesso, sulla ciliegina di una torta senza preoccuparci forse nella maniera giusta della torta stessa? Cerco di essere più chiaro. Noi ospitiamo Carmine in TV e noi sul giornale spesso denunce di primari, di medici autorevoli, di difficoltà all'interno dei reparti legati soprattutto al personale, alla mancanza del personale. Uno degli ultimi casi, il pronto soccorso di Pescara che scoppia e che il buon Albani fino a qualche tempo fa ha denunciato, ha illustrato, senza ovviamente accusare nessuno, ma è una situazione di fatto che purtroppo c'è. Cioè, cosa si può fare per evitare che la gente abbia paura di andare al pronto soccorso? Cioè dice vabbè, non ci vado tanto, so che devo fare delle lunghe attese, delle lunghe file, oppure le stesse liste di attesa che non riusciamo ad abbattere in maniera consistente, in maniera importante. Ecco, le chiedo, va bene, sono d'accordo nell'annunciare con tutta l'enfasi questi passi in avanti sotto l'aspetto tecnologico, però poi cosa si fa realmente per migliorare la sanità alla base?
Si lavora in tutti i campi, tanto questi macchinari, rivendico questo di Teramo, il primo in Italia di quella tecnologia, quindi non siamo più gli ultimi ad accedere alle tecnologie avanzate, dimostriamo di essere addirittura i primi, almeno in alcuni settori, e cercheremo di farlo anche in altri. È un macchinario che consente di lavorare più velocemente, di avere più possibilità di accesso, quindi questo evidentemente abbatte le liste d'attesa, diminuisce i tempi di attesa per poter accedere a quel servizio, e la ASL ha anche pronosticato in almeno 2000 le persone che non andranno più fuori regione a farsi fare quel tipo di analisi, ma le faranno a Teramo, quindi riduzione mobilità passiva, meno costi, più efficienza, per i cittadini meno attesa e meno disagio per poter fare le analisi. Questa, insomma, non la chiamerei esattamente una ciliegina, ma almeno una bella fetta di torta, se non tutta la torta. Poi bisogna completare il lavoro, il personale e il pronto soccorso. È evidente che ognuno poi vede quello che succede in casa propria, ma se, diciamo, proviamo a guardare un po' oltre la nostra provincia, le prime pagine nazionali sono occupate dalle foto delle barelle al Cardarelli di Napoli o delle 300 persone in attesa ai pronto soccorso al centrale 118 di Roma. Cioè, il problema dei pronto soccorso è un problema enorme, sì. È un problema del personale, è un problema enorme che il Covid ha fatto esplodere, in cui si è capito che per qualche decennio sono state fatte politiche sbagliate nella selezione del personale, nelle borse di studio, nelle specializzazioni, nell'accesso alla professione, e non si recupereranno in pochi mesi, diciamo, un deficit di decenni. Noi stiamo facendo concorsi, abbiamo assunto centinaia di persone in più rispetto a quelle che non lavoravano prima dentro le ASL, stiamo assorbendo tutto il precariato, e quello che oggi non abbiamo ancora potuto assumere ce lo impedisce una legge nazionale, non è la regione che non vuole, quindi voi raccogliete le proteste e, diciamo, date anche conto delle manifestazioni che avvengono magari sotto l'assessorato, che qualcuno strumentalizza, che sta in opposizione qui strumentalizza, e poi sono gli stessi che governano a Roma e potrebbero fare le leggi che ci permettono di assumerli, però noi stiamo superando uno storico precariato che molti utilizzavano come clientela elettorale, perché tenere a lavorare le persone con le scadenze e magari associare queste scadenze ai rinnovi delle campagne elettorali è molto comodo per chi comanda. Noi invece stiamo trasformando questi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il tavolo sindacale di confronto con i sindacati è sempre aperto presso l'assessorato, l'assessore Veri sta conducendo insieme ai direttori generali delle ASL bene questa partita, perché, ripeto, già oggi abbiamo centinaia di nuovi assunti. Già oggi stiamo colmando tutti i primariati, io ho dato un mandato ai quattro direttori generali entro l'estate di chiudere tutte le operazioni di selezione di concorso, che poi al netto di quelli che magari subiscono ricorsi al TAR, che nessuno può impedire di fare, nel senso che chi non viene selezionato e ritiene di aver subito un danno, di non essere stato correttamente valutato, va al TAR e vediamo, insomma, come finisce. Finora mi pare che le stiamo sostenendo vittoriosamente tutti questi ricorsi, e i primari che sono stati assunti attraverso i concorsi delle ASL sono entrati in servizio e stanno colmando vuoti che a volte duravano da decenni. C'erano primariati che erano dozzine di anni che non venivano fatti. Adesso gli unici, quei pochi posti da primario che ancora non sono stati assegnati, sono quelli che magari sono andati in pensione Albani un mese fa, e c'è ancora in corso la procedura di selezione, c'è un facente funzione, ma presto verrà sostituito con un titolare. Ma per il pronto soccorso di Avezzano noi abbiamo dovuto attendere oltre 10 anni. Perché? Perché nessuno prima di noi indiceva questi concorsi. Ho dato questo mandato, i direttori generali stanno ottemperando, e come voi potete anche, anzi so che lo avete pubblicato, perché la notizia è stata pubblicata, appunto sono molte le posizioni messe a gara, messe a bando, e stiamo appunto completando gli organici. È un lavoro faticoso, quello del personale non lo possiamo risolvere da soli, c'è un problema importante, generale, appunto di scarse risorse umane, proprio formate per determinate tipologie. Poi esiste un altro tema, magari vi anticipo, sui pediatri e medici di medicina generale, soprattutto nelle aree interne, nei comuni montani, che rende poco attrattiva questa professione.
dove però noi non possiamo mandare i medici come i carabinieri mandano il tenente o il maresciallo, perché un carabiniere veste la divisa e va dove gli viene ordinato di andare. I medici invece agiscono in convenzione e sono dei liberi professionisti, quindi la regione spesso fa gli avvisi, indica quali sono le sedi vacanti e le sedi libere, ma se in quei luoghi non si trovano professionisti disponibili noi non possiamo comandare l'invio. C'è bisogno anche lì di incentivi, di norme che possano magari rendere più accattivante, più gratificante il lavoro in sedi disagiate, ma anche qui torno a dire c'è bisogno che il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia tirino fuori delle risorse e delle norme che ci consentano di colmare questi vuoti. Sui pediatri anche qui qualcuno continua a raccontare una storia distorta pensando che la Regione possa derogare alle leggi dello Stato, purtroppo non è così, se fosse così derogherei ieri, no domani, l'avremmo già fatto, non lo possiamo fare perché se lo facessimo quelle nostre norme verrebbero impugnate e verrebbero cassate dagli organi competenti, quindi sui tavoli di confronto tra Stato e Regioni, la Regione Abruzzo, ma come tutte le regioni, chiede queste cose al Governo e io spero che il Governo capisca che bisogna fare presto nel dare queste risposte. Sì, sì, certo. Quindi c'è la speranza che la situazione possa migliorare, diciamo. Quella è sempre l'ultima a morire. A breve è sempre termine. L'ultima a morire e lavoriamo per rimuovere gli ostacoli. Perché, come puoi immaginare benissimo, cioè non è da paese civile aver paura di andare in ospedale perché non si può essere visitati in un tempo ragionevolmente breve. Peraltro con il PNRR abbiamo... diciamo, mandato tutte le schede al Ministero nei tempi richiesti per i fondi del piano di recupero e resilienza, quelli destinati alla sanità, che prevedono esattamente un progetto molto ambizioso di filtro sul territorio. Cioè le case della comunità, gli ospedali di comunità sono luoghi e sono strutture che serviranno a dare una prima risposta anche di emergenza, di piccola emergenza, con medici e equip mediche infermieristiche presenti H24 in determinati luoghi che evitano di dover andare al pronto soccorso, magari perché ti sei tagliato un dito col coltello da cucina e basta un punto, però dentro al pronto soccorso tanti piccoli malanni creano un assembramento che rende poi difficile essere curati. E poi il pronto soccorso esiste per le urgenze. I medici del pronto soccorso mi hanno raccontato cosa è accaduto quando hanno sparato al povero Jeffrey. È chiaro che in quel momento il pronto soccorso, per la complessità anche dell'intervento che ha salvato la professionalità dei nostri medici, ha letteralmente salvato la vita a questo ragazzo e spero che lo possa anche restituire a una vita normale, perché ha delle conseguenze importanti almeno al momento sulla mobilità, però è chiaro che in quel momento i medici hanno lavorato tra le 4 e le 6 ore per salvare la vita a una sola persona e dentro il pronto soccorso c'erano decine di persone che attendevano magari di sapere se quel dolore ai reni era un calcolo questo è un caso limite ovviamente. Avere sul territorio delle strutture, appunto gli ospedali di comunità e le case di comunità dove c'è un'equipe medica infermieristica che il piccolo malanno, il piccolo malessere lo possono diagnosticare, ti possono consigliare, ti somministrano la medicina che serve, ti fanno l'iniezione o ti mettono il punto, toglie dal pronto soccorso gran parte degli accessi impropri che oggi sono purtroppo l'unica possibilità. Noi dobbiamo fermarci per la prima pausa, tra poco torneremo in studio con l'intervista al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Linea alla regia. Siamo tornati in studio, riprendiamo col presidente Marsiglio, vi faccio una domanda relativa a una questione che è stato uno dei temi politici di questa settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. La domanda è semplicissima, c'è stato anche lo sciopero della fame del consigliere Pietrucci, perché la regione non ha incluso i crateri nelle aree di crisi? La Regione non ha fatto nessun errore, la protesta di Pietrucci è stata una protesta spettacolarizzata e drammatizzata in maniera patetica perché all'Aquila si vota. Quando sarà finita la campagna elettorale all'Aquila vedrà che gli aquilani ricominceranno a fare politica con meno strumentalizzazione e soprattutto meno bugie.
Peraltro nell'interpellanza che Pietrucci ha scritto parte con un, diciamo, con un errore marchiano, cioè parla della carta degli aiuti e la associa al credito d'imposta. La notizia è che la carta degli aiuti non ha niente a che vedere con il credito d'imposta, quindi non sa neanche di che cosa parla. Peraltro Pietrucci appartiene a quella maggioranza che nel 2014 ha fatto la carta degli aiuti e non ci ha messo il cratere sismico dentro. Nella carta degli aiuti bisogna metterci le città e i comuni che hanno una chiara vocazione industriale e noi non abbiamo soltanto il cratere sismico, dove peraltro ci sono 800 milioni della missione B del Fondo Complementare per lo sviluppo socio-economico, ci sono centinaia di milioni, oltre 300 che abbiamo già distribuito con il Fondo Restart e altri che dobbiamo ancora continuare a distribuire, ci sono diversi miliardi per la ricostruzione fisica che ovviamente riguarda le imprese di costruzioni, in particolare tutto l'indotto artigianale di contorno. In Abruzzo c'è anche una zona economica speciale, c'è un'area di crisi complessa in Val Vibrata, ci sono zone industriali come la Brioni a Penne piuttosto che la Barberini a Città Sant'Angelo che devono essere sostenute e questo comporta dover, diciamo, rendere competitivo l'intero Abruzzo e non soltanto il cratere sismico. Il cratere sismico non ha nessun danneggiamento dalla sua assenza. Dopodiché, siccome tutto è perfettibile, perché io non ho la pretesa di aver fatto e di aver approvato con la mia maggioranza la carta migliore del mondo, anche perché uno dei difetti di questa carta purtroppo è dovuto a regole che l'Europa e il governo nazionale ci impongono, quale quella della continuità territoriale che per me è un non senso, non si capisce perché se c'è Carsoli che sta nella ZES e che merita di stare nella carta degli aiuti e ci sta, e c'è Avezzano che non c'era perché l'intera Marsica non era nella carta degli aiuti che aveva fatto D'Alfonso, invece oggi c'è tutta la Marsica, almeno tutta la Marsica industriale. Tra Carsoli e Avezzano bisogna creare la continuità territoriale e quindi noi sciupiamo migliaia, migliaia e migliaia di cittadini equivalenti semplicemente per fare in modo che Carsoli e Avezzano sulla carta geografica non siano isolate. Ora, quale sia la necessità di creare questa continuità territoriale, come se gli aiuti dovessero passare attraverso una dogana o attraverso un percorso, un sentiero fisico, è incomprensibile. Però questa è la regola e quindi questo ci costringe a sciupare magari 20 o 30 mila abitanti ammissibili ai benefici che avrebbero potuto essere spesi meglio magari in qualche comune. Mi pare di capire che il prossimo consiglio regionale che è stato chiesto e ottenuto su questo tema non ci saranno modifiche a questa... Ma intanto la carta non può essere modificata perché è stata inviata all'Europa, l'Europa l'ha approvata senza osservazione, a dimostrazione che è una carta fatta bene e che risponde ai requisiti. C'è una regola in questa carta, in questa, diciamo, gestione degli aiuti, che prevede che a giugno del 2023, quindi fra un anno, ci sarà una revisione e noi siamo ovviamente... Non solo perché lo prevede la legge, ma perché vogliamo che questo sia uno strumento dinamico che sappia, cioè capire che cosa accade sul territorio. Naturalmente a giugno 2003 faremo una revisione, cercheremo di capire se i comuni che stanno dentro la carta degli aiuti l'hanno utilizzata e ne hanno avuto bisogno e se magari invece qualcuno che è rimasto fuori meriterebbe di entrare, magari perché dimostra anche di avere imprese pronte a fare investimenti importanti che vanno sostenuti. Per fare questo però, lo devo dire, bisogna dire chi entra, ma bisogna dire anche chi esce. Quindi quelli che fanno gli scioperi della fame o fanno gli applausi a chi fa gli scioperi della fame dicendo quanto è bravo, bisognava mettere dentro anche questo, anche questo, anche questo, ci devono dire chi esce al posto loro. Perché è troppo facile fare propaganda dicendo povero il comune X che non è dentro, cattivo Marsiglio che lo ridurrà alla fame. Ci deve anche dire qual è il comune che non merita di stare nella carta degli aiuti e che con le regole attuali può uscire rendendo possibile l'ingresso di altri. Di fronte a una proposta seria che mi dice chi entra e chi esce, io sono disposto a discutere. Chi viene soltanto per dire ti sei dimenticato il comune mio o quello dove io ho gli amici che protestano, è un cialtrone che fa solo propaganda, perché bisogna essere seri. Quindi le modifiche alla carta si possono fare fra un anno, si faranno, le valuteremo rispetto anche all'andamento di questi aiuti e di come avranno funzionato. Chi propone delle modifiche ha il dovere di fare una proposta completa che prevede anche chi è che paga il prezzo dell'inserimento di un nuovo comune, perché
il numero di cittadini che possono essere beneficiari è un numero che non possiamo superare e che io anzi ho portato molto in avanti, perché l'Abruzzo nella prima ipotesi di distribuzione aveva una forbice che andava da 640.000 a 704.000. Ho negoziato con tutte le regioni d'Italia e con il governo portando l'Abruzzo a 720.446, quindi non solo molto al di sopra della forchetta minima di 640.000, ma anche decisamente e sensibilmente al di sopra della forchetta massima, cioè in una trattativa dove io avevo un minimo e un massimo, non solo ho ottenuto il massimo, ma a quel massimo ho aggiunto altri 15.000, quindi io all'Abruzzo ho portato un grande beneficio, un grande risultato, la carta degli aiuti è stato un grande risultato per l'Abruzzo e che adesso si voglia far passare come un errore storico che sta danneggiando un pezzo di territorio che peraltro, ripeto, ha delle importanti stanziamenti specifici e destinati proprio a quel cratere sismico. A questi mi ero dimenticato, aggiungo anche il contratto di sviluppo fatto con il ministro Carfagna, altre decine di milioni investite per fare infrastrutture su quel territorio. Quindi il mio dovere è di distribuire in maniera equilibrata le risorse, tenendo conto di tutte le fonti di finanziamento e di tutti gli strumenti di sostegno, quindi dalla carta degli aiuti alla ZES, al cratere sismico, alle aree di crisi complessa, a tutti, insomma, ai fondi europei, alla FSC, quindi il quadro va giudicato nel suo insieme e non su un punto particolare. Se poi ci sono quattro piccoli comuni, di cui è tutto da dimostrare che abbiano una vera, un'area industriale o una vocazione industriale dove la carta degli aiuti servirebbe a qualcosa, perché qualcuno deve fare propaganda e fare una sceneggiata patetica, lo lascio giudicare ai cittadini, ma la verità dei fatti è questa e non faticherò a dimostrarla con carte alla mano nelle sedi competenti. Sì, la materia è complessa e ovviamente, adesso aspettiamo anche la replica dell'opposizione, perché il Presidente ha usato toni forti. Ci sarà un consiglio regionale la prossima settimana. Ci sarà un consiglio regionale. In tema di risorse, una parentesi vorrei aprire, Presidente. Qualche settimana fa, una parentesi legata al Vinitaly. Io non amo fare affermazioni populiste, quando ci provo mi riesce anche male, per cui non sgombro il campo da questo. Però la tentazione è forte. La tentazione è forte. La tentazione del giornalista di alimentare. Che ho da qualche settimana. Ma con apposita delibera... Gliela concedo, perdonato. No, ma con apposita delibera di Consiglio regionale è stata autorizzata... Dell'ufficio di presidenza. È stata autorizzata la partecipazione al Vinitaly dei consiglieri regionali, in quanto, leggo, l'appuntamento più grande dedicato al mondo del vino e oltre a svolgere la funzione di ambasciatore del vino italiano nel mondo promuove l'eccellenza olivicola e agroalimentare italiana. Ogni consigliere era autorizzato ad avere anche un accompagnatore al seguito. Mi chiedo, stiamo parlando ovviamente di un impegno economico basso, chiaramente che non va a minare la stabilità della regione, però mi chiedo che messaggio passa in un periodo di grandi difficoltà per gran parte dei cittadini? Non si poteva evitare una mossa del genere. Cioè, lei da cittadino oltre che da presidente. Ma guardi, in realtà io ho scoperto questa cosa come voi, nel senso che non partecipo, non sto nell'ufficio di presidenza del Consiglio che riunisce i capigruppo e presidenti e vicepresidenti dell'ufficio di presidenza appunto che governa l'Aula. Mi si dice appunto che questa è una prassi, una tradizione consolidata che normalmente avviene. Io prendo atto anche delle vostre riflessioni e vi confesso che spesso quando io personalmente sono chiamato a rappresentare come istituzione, come vertice dell'istituzione, la regione, in molte di queste fiere, incontri, l'Expo a Dubai, il Vinitaly, la fiera del turismo a Milano, piuttosto, ci sono tanti eventi in cui sei chiamato anche ad essere presente, a partecipare, a far vedere, a sentire il sostegno della regione, dell'istituzione. Nelle lunghe ore in cui fai queste missioni a volte ti chiedi che ci sto a fare, è utile la mia presenza, davvero sto portando a casa qualcosa per l'Abruzzo, tant'è che nelle ultime missioni abbiamo cercato, anche quella recente dove mi sono forse ammalato di Covid con la NIAF,
negli Stati Uniti, abbiamo cercato di portare nella nostra delegazione le Camere di Commercio, il commissario della ZES, chiedendo di incontrare imprese del territorio, aprendo dialoghi su importazione e esportazione. Alcuni risultati li abbiamo visti, recentemente ARAP con l'assessore Imprudente hanno ricevuto la delegazione dell'Arabia Saudita, conosciuta all'Expo di Dubai e portata poi qui in Abruzzo, hanno già firmato 4 milioni di contratti per arrosticini, zafferano, altri prodotti tipici, quindi cerchiamo di dare un senso concreto alla nostra partecipazione. Se fossi un semplice consigliere forse me lo chiederei 10 volte di più, quanto sia utile, se sto davvero portando qualcosa, che poi i consiglieri abbiano il piacere e sentano magari anche il dovere di essere vicini alle aziende del proprio territorio che sono lì, però potrebbero, come, cioè, condivido che potrebbero andarci in una fase storica così senza bisogno di trasformarla in una missione istituzionale. Con tanto di indennità prevista, vabbè. Mi fa piacere che lei, che riconosco persona dotata di grande buon senso, abbia dato una risposta di questo tipo. E dunque, Presidente, è innegabile che la cosiddetta... Peraltro sì, non le nego, perché sono una persona di aver fatto questa riflessione anche con gli stessi, una volta uscita la discussione, questa domanda l'ho rivolta anche, quindi ho comunque suggerito, ma lo suggerisco al Consiglio nel suo complesso, perché qua riguarda tutti, maggioranza e opposizione. L'ufficio di presidenza, diciamo, coinvolge tutti quanti. Ma infatti non si è levata una voce critica, io, nemmeno dalle opposizioni. Mi sono permesso, tramite anche il Presidente del Consiglio, di far avere questa riflessione, di dire valutate davvero l'opportunità e la necessità, più che l'opportunità, la necessità di un impegno simile. Sì. Volevo chiederle, Presidente, a proposito di eventi, è innegabile che la cosiddetta ripartenza in regione passi anche, se non soprattutto, attraverso l'organizzazione di grandi e piccoli eventi. Le chiedo, a che punto siamo con l'erogazione dei fondi per organizzare manifestazioni? Siamo già a metà maggio, quindi siamo lì per gettare le basi per organizzare grandi eventi. Penso al Flaiano, penso a tanti altri eventi. Non siamo un po' in ritardo? Ma io penso di no, io faccio presente che fino a 2-3 anni fa i bilanci regionali stanziavano questi fondi con gli assestamenti fatti a ottobre o a novembre e quindi praticamente i fondi arrivavano alla fine dell'anno per manifestazioni che si erano già svolte. Adesso qualcuno polemizza perché magari gli arriva non il giorno prima il finanziamento in cassa, quando in realtà c'è già lo stanziamento di bilancio presente in bilancio dall'inizio dell'anno, perché noi facciamo il bilancio entro il 31 dicembre del 21 per tutto l'anno 22, quindi tutte le manifestazioni storiche e i grandi eventi della regione hanno una copertura di bilancio già stanziata a inizio dell'anno e possono contare su quel finanziamento. Finanziamento, ma l'accreditamento che poi è il passaggio necessario per poter operare? Guarda, questo è un problema di ragioneria, adesso non so rispondere nel dettaglio sul singolo stanziamento. Quello che voglio dire è che chi fa polemica oggi dicendo che forse non ha ancora in tasca questi soldi sono le stesse persone che non facevano polemica prima di me quando i soldi li vedevano dopo, a manifestazione finita e con i soldi che avevano dovuto anticipare. Ribadisco che questa regione, per dare certezza e garanzia alle istituzioni culturali e ai grandi eventi che fondano poi l'identità storica della regione, la Perdonanza, la giostra cavalleresca, il Mastro Giurato e così via, i fondi in bilancio li stanzia direttamente all'inizio dell'anno e quindi quando i fondi sono in bilancio sei sicuro che questo stanziamento arriverà e arriva. Peraltro di grandi eventi ne stiamo facendo molti. Domenica arriva il Giro d'Italia al Blockhaus e riparte martedì da Pescara. Il 1 giugno inauguriamo Cartoons on the Bay, finalmente dopo 2 anni di rinvio causa Covid, sarà un evento mondiale, non nazionale, mondiale, con anteprime cinematografiche mondiali. Questo con buona pace di chi per anni ha raccontato che eravamo 4 scemi che si occupano di cartoni animati, senza capire peraltro che i cartoni animati sono oggi la spina dorsale dell'industria cinematografica nel mondo, ma d'altronde sono gli stessi che parlano di film commission senza averla fatta e avendo stanziato 100.000 euro in 5 anni
per una cosa che invece costa decine di milioni e sulla quale le altre regioni hanno messo in campo ormai da 20 anni delle corazzate capaci di intercettare questo mercato. Anche qui stiamo colmando un deficit storico, il Consiglio regionale ha all'esame una proposta di legge fatta dall'assessore Damario che contiene la costituzione della Fondazione Film Commission d'Abruzzo, dell'Abruzzo Film Commission, con una dotazione di fondi a valere sui fondi europei. Abbiamo presentato una settimana fa alla Commissione europea i nostri programmi operativi regionali, abbiamo rispettato i tempi e siamo tra le primissime regioni ad aver trasmesso i programmi operativi regionali e speriamo che ci vengano presto approvati, perché lì ci sono, sulla promozione territoriale sia delle aree metropolitane che delle aree interne, una somma di 55 milioni disponibili in 7 anni, dentro i quali ci saranno le risorse per far davvero finalmente partire la Film Commission ed evitare che film che nascono da un romanzo scritto da un abruzzese, ambientato in Abruzzo, persino parlato in dialetto abruzzese, debbano essere girati nel Lazio, perché in Abruzzo non c'è una struttura capace di ospitare, intercettare e soddisfare le esigenze tecniche e produttive del cinema italiano. Un altro tema popolare, sentitissimo da tantissime famiglie. Qualche giorno fa l'ACA ha fatto delle rassicurazioni in vista dell'estate. Diciamo che però il sospetto, il rischio di dover vivere un'altra stagione calda con poca acqua, per non dire senza acqua, come è accaduto nella passata stagione, resta e c'è la paura di dover rivivere l'incubo della carenza idrica. Cosa è stato fatto in questo anno, dall'estate scorsa a oggi, per poter affrontare meglio la prossima stagione che sta per arrivare, estiva? Da oltre un anno attendiamo che il governo ci autorizzi un finanziamento molto importante sulle reti idriche, sulla riduzione delle perdite che da sola produce almeno il 30% di acqua in più dentro i rubinetti e sul potenziamento dei nostri acquedotti. È un cosiddetto progetto bandiera, dovete sapere che il governo ha, nell'ambito del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, stabilito di finanziare un progetto, appunto chiamato progetto bandiera, per ogni regione. Ce lo hanno detto a marzo dello scorso anno, quindi 15 mesi fa ormai, dicendoci, come sempre fanno, veloci, veloci, che il PNRR, se no ci tolgono i fondi, entro il 26 bisogna fare tutto. Noi 15 giorni dopo gli abbiamo mandato una serie di progetti, ci hanno chiesto di selezionare, dire qual è il progetto a cui tenete di più. Abbiamo dato, non a caso, priorità, proprio perché condivido questo incubo, tra le tante cose che avremmo potuto scegliere. Ci sono regioni che hanno scelto l'idrogeno, altre che hanno scelto altre cose, il digitale. Noi l'acqua, acqua potabile, l'acqua dentro le case degli abruzzesi, ce lo finanziate? Sì, è un anno che aspettiamo che il governo decida su questo progetto bandiera, se lo approva, quanti soldi ci dà e quando ce li dà. Io spero che questa lunga, diciamo, attesa e che questa lunga disamina dei cosiddetti progetti bandiera abbia finalmente termine e che il governo si sbrighi a darci i soldi, perché altrimenti questa storia che quando ci chiamano ci dicono veloci, 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 sbrigatevi, dovete essere bravi, dovete essere veloci, e poi quando gli mandiamo le carte, i documenti, i progetti, dobbiamo aspettare un anno che i ministeri litighino tra di loro, cerchino le risorse, non facciano errori, non creino problemi, sta diventando un po' stucchevole. Certo. Dobbiamo fermarci per un'altra pausa, ma tra poco riprenderemo subito con l'intervista al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, linea alla regia. Siamo tornati in studio, riprendiamo con una domanda al Presidente Marsilio relativa al tema delle infrastrutture. Si è conclusa la fase di dibattito pubblico su una delle tratte della Roma-Pescara, in corso anche questa seconda fase di approfondimento relativa a un secondo tratto, poi nei giorni scorsi lei ha incontrato Autostrade per l'Italia. Insomma, lei che ambisce, e l'ha già detto proprio in questa trasmissione, ad essere ricandidato
candidato presidente della regione nella prossima tornata. Da presidente della regione, quale prima pietra sogna di poter porre prima rispetto a queste due grandi infrastrutture? La terza corsia sulla autostrada Adriatica oppure il raddoppio, la velocizzazione della Roma-Pescara? Beh, oddio, di prime pietre ce ne sarebbero anche altri, i lavori di messa in sicurezza della A24 a 25, il prolungamento della pista dell'aeroporto per renderlo non internazionale, intercontinentale e consentire voli diretti da Stati Uniti, Canada, Sud America, quindi ce ne sono diverse, francamente la prima che arriva sarò felice di metterla e sto lavorando su tutti i dossier. Senza privilegiarne alcuno, ma dedicando la massima attenzione a tutti. Verosimilmente, quale vede di più a portata di mano nei tempi di una consigliatura? Allora, diciamo che la pista dell'aeroporto, se le procedure di esproprio proseguono, le procedure di gara non avranno intoppi, già dopo l'estate potremmo vedere, diciamo, l'inizio del cantiere. Per la ferrovia ormai siamo appunto alle conferenze dei servizi, quindi è molto più realistico vedere iniziare i lavori sulla ferrovia Roma-Pescara piuttosto che sulla terza corsia dell'A14, che invece è una lunga. I lavori sull'autostrada A24 A25 potrebbero cominciare domani. Io giovedì prossimo incontrerò anche il commissario Corsini, che è finalmente entrato in carica purtroppo solo da pochi giorni. La situazione di quell'autostrada è molto preoccupante, io ho messo in guardia il governo dall'avventurarsi in un contenzioso che potrebbe essere molto dispendioso e che potrebbe far sciupare qualche miliardo alle casse pubbliche senza giustificato motivo. Io preferirei che quei soldi venissero spesi magari per incrementare i fondi sulla Roma-Pescara o per completare i lavori di messa in sicurezza dell'autostrada, però appunto chiederò a Corsini di fare presto, i progetti li ha fatti il commissario che lo ha preceduto, Maurizio Gentile, un ottimo ingegnere che insieme a Italferra ha fatto il progetto di messa in sicurezza e rinnovo dell'autostrada 24 a 25, i soldi ci sono 4 miliardi addirittura disponibili, dei quali i primi 800 milioni pronti per fare i primi lavori, e dovrebbe essere la tratta tra Carsoli e Roma, quella, diciamo, da mettere al momento più immediatamente in sicurezza. Io spero che il commissario Corsini, che è una persona di assoluto valore e di grande competenza negli appalti pubblici, metta davvero a servizio della Regione Abruzzo questa sua grande competenza e ci faccia vedere presto i cantieri. Presidente, io parlerei un attimo di politica. Qual è lo stato di salute del centrodestra in Abruzzo e in regione in particolare? Se non sbaglio, la mattina del 26 maggio ci dovrebbe essere un vertice di maggioranza con segretari di partito e capigruppo. La Lega ha già mandato un messaggio politico di un certo tipo e ha fissato alle 19 dello stesso giorno la segreteria regionale. È innegabile che ci sia un braccio di ferro da una parte la Lega, dall'altra questo asse, questa federazione, chiamiamola come vogliamo, tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Secondo alcuni, Forza Italia l'ha fatta con tre fuoriusciti della Lega. Sì. Secondo alcuni ci sono equilibri da rivedere, quindi verrà chiesto di ridisegnare un po' il perimetro della sua maggioranza. C'è una soluzione per accontentare tutti? Capra, cavoli e lupo, poi scelga lei chi farà la parte del lupo. Allora, premesso che io preferisco parlare delle cose che dobbiamo fare e delle cose buone che abbiamo fatto. Però è innegabile che mantenere certi equilibri. Vorrei appunto, mi dispiace che ogni tanto, anzi troppo spesso, siamo costretti a rispondere a questo tipo di domande o ad alimentare questo tipo di dibattito che appassiona poche decine di addetti ai lavori e che invece non appassiona, anzi più facilmente disgusta la generalità dei cittadini, che vogliono sapere appunto se facciamo i porti, gli aeroporti, le autostrade, la sanità, i servizi e così via. Non più tardi di pochi mesi fa c'è stata una crisi interna a un partito, la Lega, che ha perso 3 consiglieri, che hanno chiesto di rivedere gli assetti di giunta. Io ho respinto questa richiesta, penso di averlo fatto anche per un dovere di lealtà, non solo per una mia intima convinzione, che questo tipo di rivisitazioni, di equilibri eccetera non portano bene, non sono utili, non rispondono ai bisogni e alle necessità della regione, e io
comunque apprezzo e rinnovo la mia stima e la mia considerazione per tutti gli assessori e tutti i componenti della squadra di governo della mia giunta. Spero appunto di non dover essere costretto invece a rimetterci le mani, perché quando iniziano queste danze, questi giri di giostra, si sa come partono, non si sa mai come finiscono. E invece dal punto di vista politico quanto influirà il voto dell'Aquila sulla stabilità della maggioranza? Ma non credo che sia particolarmente decisivo da questo punto di vista. È ovvio che per chi fa politica è un segnale importante. Io sono certo che Pierluigi Biondi vincerà questa partita e che per tutti, a cominciare da noi di centrodestra, sarà un buon esempio che quando si lavora e si porta a termine la legislatura e si mantengono gli impegni con gli elettori e si va avanti tutti uniti e coesi, i cittadini apprezzano. E questo spero che possa diventare da qui a un mese un buon esempio che faccia tutti ragionare e riflettere per il meglio e per andare avanti nella coesione, nell'unità, nella condivisione, ma soprattutto nella fedeltà ai valori, ai programmi elettorali, agli impegni che ci siamo presi con i cittadini che ci hanno votato. Sì, anche se è indubbio che questi mal di pancia comunque costituiscono un problema, nel senso, se non c'è quella compattezza necessaria per poter poi vincere tutti assieme, non diventa soltanto un dibattito vuoto, ma diventa un discorso di sostanza. Infatti le riunioni si fanno. Chieti avete perso perché non c'era compattezza. Le riunioni si convocano e si fanno. La Lega chiede la testa di un assessore importante. Non mi pare che l'abbia mai fatto, questa è un'indiscrezione giornalistica, dichiarazioni mai firmate, mai sostenute, mai smentita, peraltro lei mi insegna che mai fatta, quindi non c'è bisogno di smentire quello che viene scritto, non viene smentito, non è che c'è bisogno, comunque a noi ci basta che l'abbia detto il sindaco, che è il padrone della giunta, quello che decide, quindi il sindaco Masci ha confermato ampiamente la fiducia a Cremonese, non mi pare che nessuno abbia smentito Masci. Che la notizia vera è che Masci ha detto chiaramente che Cremonese gode della sua fiducia e nessuno ha smentito Masci. Posso rigirare l'ordine degli addendi? Perché la notizia ufficiale è la posizione del sindaco. Nessuno l'ha smentita. Quindi non esiste un caso Cremonese. Ma se il sindaco è intervenuto significa che comunque... Ma non esiste un caso Cremonese. Un malessere all'interno della maggioranza. Io penso che questo sia sotto... Ma io comunque non rispondo di quello che avviene nel Consiglio Comunale e nella Giunta di Pescara, perché anche per rispetto di altri interlocutori le dico le notizie che conosco, così commento le notizie che conosco. In ogni caso le riunioni di maggioranza o dei partiti che riuniscono i loro organi sono i normali processi di democrazia e di partecipazione dove le questioni si affrontano e io spero che da queste riunioni ci si concentri sul fatto che noi dobbiamo portare rapidamente in Consiglio regionale una serie di norme che al momento sono appunto ferme in commissione, peraltro gran parte delle quali proposte da assessori della Lega, la legge sulle grandi derivazioni idroelettriche, la legge di riforma dell'ARTA, il parere sulle volumetrie residue dei rifiuti, la legge sui cosiddetti capannoni, la riforma delle aree industriali, ci sono una serie di norme importanti. Ieri l'assessore Veria mi ha pure comunicato che nella trattativa con il Ministero della Salute abbiamo anche passi in avanti e notizie importanti che dovremo valutare nella nostra riunione sulla rete sanitaria, che quindi giace anche quella in commissione, aspettavamo che terminasse un certo confronto e una istruttoria con il Ministero della Salute che ci potrebbe consentire a breve di portare anche in aula all'approvazione la rete sanitaria. Quindi di cose importanti ne abbiamo da fare, altre arriveranno, entro breve l'assessore Liris presenterà il rendiconto dell'anno in corso, ma soprattutto i rendiconti degli anni passati che ci permettono, una volta approvati, di rifare il piano di ammortamento del debito residuo e di rispalmarlo di nuovo fino al 2034, come la sentenza della Corte dei Conti ci permette e della Corte Costituzionale ci permette di fare. Questo significa recuperare molte energie, molte risorse economiche. Insomma, queste sono le cose importanti che dobbiamo affrontare. Sì, crisi energetica provocata anche dal conflitto in Ucraina. Le chiedo,
lei cosa sul gasdotto e trivelle in mare, qual è la sua? Beh, è innegabile, penso che su questo il confronto debba avvenire con la massima onestà intellettuale. È innegabile che la crisi energetica prodotta dal conflitto tra Russia e Ucraina e dal conflitto che a me sta mettendo la Russia nei confronti di tutto il mondo occidentale e l'Europa in particolare debba far riflettere sulle scelte, sulle strategie e sulle priorità. Questo è una riflessione che dobbiamo fare, perché non si può pretendere dal giorno alla notte di fare il boicottaggio del petrolio e del gas russo senza dirci come viene sostituito. E questo evidentemente pone delle domande nuove e anche dei ripensamenti rispetto alle strategie che sono state fatte. Dobbiamo farlo uscendo anche ognuno dal proprio piccolo confine, perché io non voglio parlare soltanto del caso Croazia, che nello stesso mare trivella ed è il nostro stesso mare e prende lo stesso gas di cui potrebbe godere l'Italia, ma basta andare un po' più a nord, qualche chilometro più a nord, e noi abbiamo a Ravenna il sindaco della città, presidente della provincia, uomo del Partito Democratico, che dice a gran voce: fateci estrarre il gas dalle piattaforme esistenti, perché qui stiamo parlando almeno utilizzare le piattaforme esistenti e i pozzi già esistenti, non di fare nuove ricerche, nuove perforazioni, nuove trivellazioni. Quindi intanto il primo tema è che cosa ne facciamo delle piattaforme che esistono e che peraltro nessuno smonta o smonterebbe. Che ne facciamo del gas che sta lì sotto, che già sappiamo che c'è, lo dobbiamo attingere o non attingere? O dobbiamo pensare che la transizione ecologica avviene in un giorno e che domani non avremo più il gas che accende i nostri fornelli? Perché qualcuno, raccontando che l'economia e l'energia fossile è finita, deve finire, si va verso la transizione, pensa che domani avremo le pale eoliche, le fotovoltaico, è sufficiente o l'idrogeno o il nucleare, non lo so, insomma altre forme di energia sufficienti a sostituirlo. Poi magari sono gli stessi che, se facciamo un impianto fotovoltaico o qualcuno propone di mettere le pale eoliche magari offshore, ci verrà a dire che non va bene manco quello, perché siamo un territorio vocato all'agricoltura di qualità, al turismo, e quindi queste cose non si devono fare. Senti, crisi economica, restando in argomento, e difficoltà delle grandi aziende in Abruzzo, parlo della Sevel in particolare, ma anche di altre realtà come la Pilkington, con conseguenze purtroppo inevitabili su tutto l'indotto industriale. Nell'ultimo trimestre 2021 il dato regionale dell'export ha fatto registrare un arretramento preoccupante rispetto agli anni passati, e la Sevel è innegabile, costituisce un elemento di forza dell'esportazione regionale. Quali sono le prospettive e qual è l'impegno della Regione per far fronte a la Sevel da sola, con il suo indotto, fa la metà delle esportazioni dell'Abruzzo. È chiaro che quando alla Sevel non arrivano i microchip, non è che non gli arrivano per colpa della regione, non gli arrivano da Taiwan, non gli arrivano dalla Malesia, non gli arrivano dalla Cina, dal resto del mondo, è chiaro che lì si fermano e producono di meno, esportano di meno e mettono in difficoltà tutto l'indotto, la Trivano, la Pilkington che fornisce. Noi abbiamo sostenuto queste imprese, per la Pilkington abbiamo speso 4 milioni e mezzo per tenere accesi, per ripagarli degli altoforni che sono rimasti accesi durante il Covid, quando non potevano produrre e non potevano spegnere gli altoforni, altrimenti tecnicamente poi non si possono più riaccendere, bisogna buttarli, avrebbero dimezzato la loro capacità produttiva perdendo oltre 1000 posti di lavoro. Noi abbiamo difeso 1000 posti di lavoro spendendo questi soldi e dando questo aiuto che non gli ha dato lo Stato. Lo voglio sottolineare, gliel'ha dato la Regione, gliel'ha dovuto dare la Regione, perché lo Stato, che ha imposto il lockdown e le misure anti-Covid, non ha pagato il prezzo, ed è quello che sta accadendo sui carburanti anche oggi, perché noi abbiamo marineria, agricoltura, autotrasportatori, no? Chi lavora professionalmente con il gasolio, che sta in ginocchio, e aspettiamo ancora che il governo faccia arrivare gli aiuti, perché la Regione non è in grado di sostenere il peso economico di contributi, diciamo, a tutte queste categorie su questa spesa enorme.
sulla Sevel e sull'area industriale. Noi abbiamo parlato prima della carta degli aiuti, partita la ZES, sta partendo, se stiamo ancora aspettando, diciamo, qualche passaggio, c'è qualche comune che ancora non manda le particelle catastali per pubblicare le aree ammissibili a benefici, e quindi invito queste amministrazioni in ritardo a sbrigarsi, perché il commissario Miccio ha dovuto far convocare dai prefetti i comuni per ottenere queste particelle, però comunque c'è e siamo pronti. Stiamo facendo gli investimenti per le piattaforme logistiche, che è quello che deve fare e può fare davvero la Regione, cioè rendere questi insediamenti industriali appetibili grazie a porti che funzionano. E quante decine di milioni di finanziamenti abbiamo ottenuto solo nell'ultimo anno per il porto di Ortona, per quello di Vasto, che sono i porti commerciali, credo che ormai sia appunto noto alle cronache, non c'è bisogno che lo ripeto, se no andiamo troppo lunghi con la trasmissione. Abbiamo messo i soldi per la piattaforma logistica di Saletti, dove si devono caricare i camion, diciamo, i prodotti, i furgoni, spedirli via treno. Abbiamo rafforzato la nostra, persino il nostro vettore, cioè noi mettiamo a disposizione non solo l'infrastruttura ma anche il vettore, cioè Sangritana si occupa di cargo e porta i furgoni direttamente in Polonia, direttamente in Nord Europa, così per altri tipi di prodotti. Quindi io credo che questo è quello che debba fare la Regione. Oggi è pubblicata un'intervista al nuovo direttore di stabilimento che ha preso possesso e che incontrerò a breve, anche per appunto, già ha incontrato i nostri assessori da Mario e Campitelli, presto lo incontrerò anche io per diciamo, chiarirci anche sugli obiettivi, perché noi continuiamo costantemente ad ascoltare, però il problema dell'automotive è un problema anche questo mondiale, cioè io faccio parte in Europa del coordinamento delle regioni vocate che hanno presenza industriale legata all'industria automobilistica. A fine giugno parteciperò a una riunione in tal senso, tutti i presidenti delle regioni austriache, tedesche, spagnole, francesi che hanno presenza di industria automobilistica stanno tutti insieme, diciamo, costruendo anche un documento, una piattaforma di rivendicazioni e di richieste all'Europa per sostenere questa industria, perché la transizione ecologica colpisce pesantemente questa industria, bisogna dircelo. Pensare di passare nel giro di 10 anni da macchine che oggi vanno a benzina a macchine trainate da batterie elettriche non è proprio un salto facile, e forse questa crisi in corso Russia-Ucraina dovrebbe anche farci un po' riflettere su questo obiettivo, perché noi rischiamo di passare dalla padella russa del gas e del petrolio alla brace cinese delle batterie e dei metalli rari e delle terre rare che servono per produrre queste batterie. Allora forse un supplemento di riflessione sull'autosufficienza energetica dell'Europa e su quale sia il vettore migliore e l'indirizzo migliore anche per l'industria automobilistica, cioè dobbiamo andare verso le batterie o verso l'idrogeno o verso altro tipo, diciamo, di prospettive. Io credo che questo vada fatto, e a giugno, quando parleremo con i nostri colleghi, questa riflessione io la porrò. Bene, siamo in chiusura, sì, praticamente. Ultimissima, sì, sì. Così, il collegamento Pescara-Spalato. Oggi, stamattina abbiamo fatto un servizio sul giornale e il presidente del porto turistico parla di una procedura già avviata anche con la Regione. Per lei è ragionevolmente è possibile attivarlo già per quest'estate? È possibile, non è sicuro. Questo va detto, è uno sforzo molto importante, stiamo cercando di bruciare i tempi, insomma, di fare una corsa a tappe accelerate, una collaborazione forte, una forte sinergia istituzionale con il Comune di Pescara, con la Camera di Commercio che ha il porto turistico, con la Capitaneria di Porto, l'Autorità di Sistema Portuale. La Regione è pronta a stanziare, a spendere, insomma, a inserire i fondi che servono per rimuovere ostacoli. Prima però di arrivare a questo punto c'è bisogno appunto che Camera di Commercio, che tutti gli altri, abbiamo sottoscritto un protocollo, ognuno ha la sua parte da fare, che tutto fili liscio, che tutto funzioni, che soprattutto ci sia un armatore che ritenga
commercialmente sostenibile e utile per le proprie prospettive aziendali esercitare questa tratta. Allora, siamo pronti a dragare, a infrastrutturare il porto dove serve, insomma abbiamo preso i nostri impegni e siamo pronti a onorarli. Spero che la gara dia un esito positivo e che ci metta nella condizione magari di fare lo sforzo di trovare davvero questi soldi e di spenderli. Quindi vorrei avere questo problema, onestamente. Il tema appunto su cui io volevo concludere è proprio questo del turismo. Si è rimessa in moto un'economia, per fortuna, dopo la pandemia, anche con i condizionamenti della guerra. I primi test, Presidente, ci sono stati già nei weekend del 25 aprile, del 1 maggio, con presenze già considerevoli sia sulle spiagge che sulle nostre aree interne. Eventi come il Giro d'Italia di questa settimana riaccenderanno i riflettori sull'immagine della nostra regione. Conta molto l'economia turistica nel PIL abruzzese. Io le chiedo brevemente quali sono intanto le sue aspettative e poi anche quali interventi concreti avete fatto per sostenere questa che potrebbe essere un'estate di svolta per questo settore dell'economia abruzzese. Noi stiamo sostenendo il turismo abruzzese con una forte attività di promozione e di marketing territoriale che l'Abruzzo non ha mai avuto, e nei nuovi programmi operativi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, abbiamo messo fondi, diciamo, risorse considerevoli. Mentre in passato io, quando sono arrivato, ho trovato pochi milioni disponibili con i quali, più di fare qualche spot in televisione una volta ogni 6 mesi, non puoi fare. Il nostro assessore è stato alle principali fiere del turismo, c'è grande interesse per la proposta abruzzese, si dimostra anche nei numeri. La stagione invernale passata è una stagione da record su tutti gli impianti, anche quelli meno blasonati e meno, diciamo, attrezzati per difficoltà storiche. Penso ad esempio a Campo Imperatore, al Gran Sasso, che spesso ha dovuto pagare stagioni invernali pessime per carenza di infrastrutture e che fino al 1 maggio ha continuato a far sciare le persone facendo record di presenze. Lo stesso è avvenuto in tutte le altre località di montagna. Abbiamo il tutto esaurito per questo fine settimana, perché noi abbiamo portato il Giro d'Italia non un giorno per un arrivo, ma 3 giorni tra arrivo, pausa, quindi giorno di sosta lunedì, ripartenza martedì. Questo ha portato appunto a un'occupazione importante degli alberghi del territorio interessato. Altrettanto accadrà dal 1 al 5 giugno per Cartoonson the Bay, che porterà, non voglio anticipare i dati, ma faremo conferenza stampa a Roma nella sede RAI il 30 maggio, migliaia di presenze, tutto esaurito negli alberghi del territorio. Poi arriveranno il Napoli, i suoi tifosi e le relative polemiche di luglio. Arriverà il Napoli, chi vuole fare polemica si accomodi pure, arriverà il Napoli portandosi dietro migliaia e migliaia di tifosi che arricchiranno anche loro la nostra stagione turistica, il nostro territorio. Io penso che sarà una grande stagione turistica e la riscoperta dell'Abruzzo come destinazione. Peraltro nell'Eurovision avete visto, no, le cartoline di Scanno e di Calascio, scelte non a caso. Anche su Calascio c'è qualche polemica in corso, io aspetto che il TAR decida. C'è stata appunto una selezione e una graduatoria, però tutto sommato è importante che non perdiamo entrambi. No, quello è sicuro, quindi l'allarme è questo. Devo dire che però tutto sommato forse non è andata male nello scegliere Calascio come borgo tipico e iconico, visto che quando qualcuno fuori dall'Abruzzo deve individuare un borgo tipico, un castello, una rocca che, diciamo, sembra disegnata apposta per quel bando che peraltro ha fatto il Ministero, non la Regione, cioè ha indicato un'area soggetta a spopolamento, semi abbandonata, con caratteristiche particolari, paesaggistiche, storiche, inserimento, contesto, parco e così via, insomma sembra uguale rocca di Calascio, che è una delle nostre immagini iconiche e che promuovono l'immagine e il turismo dell'Abruzzo più forti che abbiamo. Bene. Piero Anchino, siamo in chiusura, cosa vogliamo anche annunciare ai lettori del centro, che troveranno anche in edicola ormai tra qualche ora il resoconto di questo incontro? No, è una chiacchierata interessante, il Presidente è stato bravo
a danzare su alcuni carboni anche ardenti, però abbiamo i calli sotto i piedi. Esatto, ha dimostrato di avere calli e quindi piedi resistenti. No, tutto bene. Io mi chiedo a volte, però, e chiudiamo magari qui, problemi importanti, problemi seri, come quello anche dell'occupazione, del lavoro in Abruzzo. Tante, tante famiglie, noi, come immagino anche Carmine, riceviamo segnalazioni di famiglie, di gente che non ha lavoro, gente che, di là di quelli che riescono a percepire il reddito di cittadinanza, ma di tante famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, con figli, con tante difficoltà. Ecco, qual è l'impegno che si può assumere per cercare di migliorare di gente che sta per perdere il lavoro, perché abbiamo parlato di situazioni nella nostra economia comunque a rischio, di gente che ha perso il lavoro. Ecco, io mi chiedo qual è il messaggio che si può mandare a tanta gente che è in difficoltà o che pensa di potersi trovare in una situazione di vera difficoltà da qui a poco tempo, perché è innegabile che questo è un mondo che va, che comunque va gestito, che va attenzionato. Non abbiamo parlato di tante cose belle, il turismo, è innegabile che la regione si stia dando da fare per valorizzare al massimo le risorse di questa regione. L'impoverimento della società è un dato innegabile. Però questo cosa si può fare? Anche il dato che la carta degli aiuti arriva a un numero così elevato di cittadini nasce da un dato statistico che riguarda tutta l'Italia, ma anche tutta l'Europa, che ha portato molti territori su condizioni, diciamo, peggiori di quelle che aveva tempo fa, e quindi ha portato all'inserimento di un numero maggiore di sostegni. Noi continuiamo a lavorare, penso che la ricetta sia quella di continuare a lavorare per rendere il territorio attrattivo e per mettere le aziende nella condizione di poter lavorare e assumere. Ci sono anche, è vero che ci sono tante situazioni di crisi, ci sono anche però delle tante situazioni importanti anche numericamente che mostrano invece delle prospettive. Io penso ad esempio alla logistica. L'Abruzzo, tra l'apertura dell'Amazon a San Salvo, che ormai sta per entrare pienamente in attività, altre tre grandi, l'Eurospin a Chieti è uno di questi, e la stessa azienda in altre due località dell'Abruzzo aprirà altri due centri logistici analoghi. Questi interventi da soli fanno 3 o 4 mila posti di lavoro, è quasi la Sevel. Non è poco per sostenere l'economia dei territori e delle famiglie, sono opportunità importanti. Lo zuccherificio, che è stato demolito non solo per ragioni di sicurezza, di pubblica incolumità, ma dietro c'è, e io spero che prenda corpo, perché mi era stato presentato nella discrezione e nella riservatezza tempo fa, un progetto importante e ambizioso di trasformazione di un'area che ha sostanzialmente perso una vecchia vocazione industriale e che può, diciamo, assumere nuove prospettive attraverso appunto lo sport, il tempo libero, l'entertainment, che sono i grandi, diciamo, settori, segmenti che oggi nelle società evolute e nelle realtà metropolitane producono reddito, lavoro, occupazione anche di qualità. Quindi ci sono tante, diciamo, iniziative. Ora io spero che presto l'Unione Europea ci approvi i programmi operativi regionali che abbiamo realizzato, sia il FESR che l'FSE, che si rivolge appunto alle fasce anche più bisognose, che contiene le risorse per la formazione, per la riqualificazione dei lavoratori, per il sostegno alle imprese, per la nascita delle start-up, quindi tanti fondi europei. Quest'anno avremo più del doppio dei fondi europei della precedente ciclo di programmazione, oltre 1 miliardo complessivo. E noi speriamo presto di essere autorizzati a metterli in campo, perché questi fondi dovevano partire il 1° gennaio del 2021, ma gli accordi di partenariato tra l'Europa e il governo sono arrivati 3 mesi fa e noi quindi mordiamo il freno. Ne vado a parlare peraltro a Salerno domani mattina, avrò un intervento con la ministra Carfagna nel convegno organizzato per le prospettive di rilancio e di sviluppo del Sud, sono tra gli ospiti che interverranno e parleremo bene, anche di questo. Bene, bene. Bene. Sì, siamo chiudo, però tornando un attimino al discorso della politica, così magari
facciamo anche il titolo su Domani, la risposta del Presidente chi chiede di rivedere la squadra e la squadra non si tocca? Allora io non risponderò a questa domanda, così non vi faccio fare il titolo su questo, perché il mio tema è esattamente questo. Io voglio parlare delle cose che interessano agli abruzzesi, voglio parlare del lavoro fatto, degli obiettivi raggiunti, dei traguardi già ottenuti e di quelli che dobbiamo raggiungere, e non voglio parlare il politichese che appassiona gli addetti ai lavori, ma non agli abruzzesi. Si può parlare di politica anche in maniera chiara. Però questo si rassegna a non avere un titolo domani. Esatto. Oppure lascia l'interpretazione. Vedremo, lo scopriremo tra qualche ora. D'altronde in edicolo. Il titolista non sono mai l'intervistato. A volte non è nemmeno l'intervistatore a fare Carmine, i titoli. Ecco, sì. Gli ultimi quale sarà il 30 titolo? Secondi. Il problema degli animali selvatici, Presidente, è un problema per la viabilità e per l'agricoltura. Spesso cinghiali, cervi e altri animali provocano danni ingenti. Che cosa è stato fatto e che cosa bisogna fare ancora per risolvere questi problemi? Io spero che il Ministero dell'Ambiente, il Ministero del Mite, ci metta nelle condizioni di poter davvero intervenire facendo una selezione, non voglio sembrare cruento e crudele, però è ora di finirla di considerare gli animali selvatici come i fumetti di Bambi. Gli agricoltori sono disperati, ieri sono stato in Valvomano, ci sono degli agricoltori che mi dicono che cosa semino a fare i miei campi se il grano se lo mangiano i cervi o i caprioli o i cinghiali. Peraltro i cinghiali adesso c'è questa presenza molto inquietante della peste suina che può produrre come conseguenza indotta l'abbattimento degli allevamenti di suini. Speriamo appunto che non accada, abbiamo i nostri allevamenti credo che siano sufficientemente protetti e compartimentati rispetto al contatto e al contagio con la fauna selvatica, però bisogna un po' smetterla con la retorica dei buoni sentimenti. Il presidente del Parco del Velino Sirente è stato già crocifisso perché ha provato a dire che ci sono troppi cervi e che sarebbe utile in questo momento aprire alla caccia di selezione per ridurne la presenza. E apri di cielo, oddio, non si può pensare di risolvere il problema con la recinzione dei campi coltivati, intanto perché parliamo di migliaia di chilometri di recinzioni e poi perché contro la fauna selvatica le recinzioni non sono mai sufficienti, cioè non è che possiamo fare la muraglia cinese per proteggere un campo di grano e spendere più in recinzioni che in grano. Quindi lei per l'abbattimento diciamo. Io penso che si debba ragionevolmente operare un controllo della fauna selvatica con abbattimenti selettivi, che nel caso dei cinghiali in particolare stiamo parlando oltretutto di una fauna non autoctona, perché è notorio che vennero introdotti negli anni 90 cinghiali dall'Ungheria, da altri paesi che sono grossi il doppio e proliferano tre volte tanto i cinghiali nostrani, quindi una specie invasiva che ha infestato ormai tutti i nostri territori, arrivano fin dentro le città, fin dentro le realtà urbane, ma mica solo in Abruzzo, le cronache a Roma dei cinghiali che grufolano Tra i rifiuti sono ormai cronache mondiali, ci si scrivono le barzellette ormai su questo, però sta diventando un problema molto serio che impatta anche non solo sul diritto degli agricoltori di coltivare, ormai esiste una categoria di agricoltori che neanche coltiva più, fa finta di coltivare e poi passa direttamente all'incasso per i danni da fauna selvatica, gli conviene, è molto meno faticoso, guadagnerà magari qualcosa di meno, ma sicuramente è molto meno faticoso, molto più diciamo, facile fare questo che non andare davvero con la zappa a spaccarsi la schiena. Io voglio stare invece dalla parte degli agricoltori seri che vanno col trattore, che seminano, che coltivano e che ci portano sulla tavola prodotti buoni, e non è possibile pensare di risolvere il problema utopisticamente con le recinzioni, perché i caprioli saltano fino a 2 metri, perché i cinghiali scavano, perché gli animali pesanti la scossetta elettrica gli fa il solletico e quindi sono in grado di superare anche quegli ostacoli. Penso che si debba aprire una discussione franca su questo tema che coinvolga agricoltori, associazioni ambientaliste, cacciatori che devono fare la loro parte in questo sistema e trovare il giusto equilibrio. Bene.
Forse l'abbiamo trovato il titolo intorno alla mezzanotte, adesso saranno contenti gli animalisti, caro direttore. Adesso il Presidente ci dovrà fornire una sua foto con il fucile nel giro dei prossimi minuti, dopodiché la pagina è composta. Ma io ve la posso dare con i miei gatti, la mia tartaruga, i miei animali, io sono animalista tanto quanto. Animali che non fanno danni. Bene, no, allora scherzi a parte, noi siamo davvero in conclusione di questa, spero interessante, chiacchierata con il Presidente Marsilio, che troverete, per chi si fosse messo in visione e ascolto anche un po' più tardi, domani ampiamente reso contata dalle colonne del quotidiano Il Centro, di cui ringrazio il direttore Piero Anchino. Grazie. Con Il voi. Centro, ricordo ai nostri telespettatori, inizieremo a collaborare anche per le tribune elettorali che inizieranno la prossima settimana, proprio di venerdì. Partiremo dal Comune dell'Aquila con il primo confronto tra i candidati sindaci per tutto un mese, che poi è quello che ci accompagnerà alle elezioni, allo spoglio, al giorno del voto, allo spoglio e alla tradizionale nostra maratona elettorale. Grazie a Piero Anchino, grazie soprattutto al Presidente Marsilio per aver accolto il nostro invito. Vi auguriamo una buona notte e buon proseguimento con i programmi di Rete 8. Arrivederci.